iniziare. 1, 2, 3, iniziamo subito! La prima cosa che vi voglio far vedere sono di Tiger che ho messo in questa busta, ma tralasciamo. E allora, iniziamo dalla prima cosa. E questa qui, che dovrebbe essere appunto un cuore squishy. È molto molto carino ed è rosa. C'era in colorazioni rosso, blu e rosa. E appunto io ho preso rosa ed è molto molto carina. Solamente che mi si sta rovinando tantissimo. No, ok. Poi la seconda cosa è questo licale che è molto molto carino, rosa e viola, con il fiocchetto qui viola, e non è un leccaletto, è una penna molto molto carina. Purtroppo scrive in nero, sapete che odio scrivere in nero, ma diciamo la userò così da esposizione. Poi le ultime due cose che ho comprato da Tiger sono, diciamo, queste cose da Tiger sono un po' più per la scuola, per il mio cuore. E questo qui che è molto molto carino, vedrete, nero. Hai preso un quaderno nero? No! Guardate che bello! È bellissimo perché ha tutte le pagine colorate e tipo quando voglio scrivere appunto su un colore oppure se mi serve tipo un cartoncino colorato lo strappo da questo quaderno ed è molto molto carino. Poi, sarà questo. Questo qui che è molto molto carino e sono questi stampi, diciamo, che tu fai così e viene appunto questa trama. E però lo bello, diciamo, che questo coso, perché dico sempre diciamo, non lo so, questo coso si infila la matita e voi fate e vi fa la trama molto molto carina. Ho comprato qualcosina anche da H&M, amo questo negozio, secondo me vende cose davvero carinissime. E niente, iniziamo perché c'è molta roba. Questi due cappelli, che questo qui è grigio molto molto carino, qui ci sono tutte le righine rose e bianche e ha queste toppe, una con la stella, una con l'unicorno e un'altra con l'arcobaleno, e mi piace molto questa chiusura, è rilassante, non so, però è rilassante per me, è rilassante. E anche questa qui appunto la chiusura uguale. Vabbè, questo cappello è rosa, molto carino. Questi due cappelli sono bellissimi e io amo i cappelli. Comunque, questo qui, visto che a Natale avevo ricevuto il peluche, in pratica ci sono anche i set per i peluche di vestiario. Ed è questo qui con le alette tutte pagliettate, con lo scettro tutto pagliettato con la stella. E poi le scarpine, perché appunto le mancavano. E appunto puoi vestirle, puoi personalizzarle. E ho visto che per queste pupazze di peluche ci sono anche i costumi da unicorno. Sono innamorata e quindi a questo punto devo comprare. Sono qui là perché l'ho trovato dal mio cervello, quindi quando usciranno li andrò a prendere sicuramente. Tu mi corno la scelta che è troppo troppo carina. E visto che io ho la frangia, che io me la tiro sempre indietro perché ormai è troppo lunga, le fasce oppure bara ferma capelli sono molto utili, le mollettine varie mi sono molto utili. E quindi questa fascia è molto molto carina con vari emoji, questa qui anche con l'unicorno come vedete, pure la scimmietta, l'emoji con gli occhi, con gli occhi, poi la stellina e vari emoji molto molto carine scritte, molto bellina questa maglia che era un po' tutta stropicciata ma stava nella busta. E allora la maglia, una maglia all'interno. Comunque questa maglia a maniche lunghe rosa, io amo il rosa e si sta anche molto portando, con varie scritte in oro, che c'è scritto Magic, Sparkle, Moon, Unicorn, Love, Stars and Dreams. Ecco qui, molto molto carina con vari disegni, è molto bella. Comunque un po' più lunga dietro, come vedete questo è davanti e dietro è un po' più lungo, molto carina. Andando nei negozi ho trovato questa gonnellina molto molto carina verde
ed è tipo in velluto, sembra, non lo so, ed è molto molto carina. C'era anche nera, ma non c'era la mia taglia, quindi ho preso questa verde, ma diciamo che non mi dispiace, è molto molto carina. Io ce l'avevo già di jeans con i bottoncini qua, ma questa verde mi mancava, quindi è molto molto carina. Io amo le gonne, quindi favolosa. In un'altra busta di H&M c'è roba non di H&M, ma va bene. Allora, poi sono le bustine. Allora, ho comprato da Maison du Monde, visto che amo questo negozio, ho comprato qualcosina. E ho comprato questa matita molto molto carina con non so come si chiama, quella cosa che gira con il vento, oppure potete farla, cioè voi soffiate e gira, però purtroppo c'è questo cartellino e quindi non gira molto bene. Non gira perché c'è il cartellino, spero. È molto molto carina. Poi da Accessorize, non lo so se si dice così, penso di sì, ho comprato, vedete che carino, sono un po' piaciuta bene, vabbè è caduta, ho comprato questa spilletta che è troppo carina, questa spilletta con pom pom rosa e gli occhietti di plastica, gli occhiali e il fiocchetto grigio, molto molto carina. Questa qui è kawaii e dalle magliette secondo me un po' più semplici e carina. Tante volte ho detto carina in questo video, lascio perdere. Ho comprato una cosa favolosa, voi non potete immaginare se non la vedete quanto è bella. Un minuto di attenzione, ragazzi, cosa non è? È troppo bellino, guardate, è appunto Pushini, il gatto ciccione. Vabbè, allora è molto carina ed è una sirenetta Pushini sirena, molto carina, cat mermaid, non so come si potrebbe chiamare, comunque molto carina. Qui ha una stellina tutta morbidina ed è troppo carino, morbidino, ed è un portachiavi tipo, e si può prendere la cartella, ma io lo metto qui in stanza da qualche parte, ancora non gli devo dare un posto fisso. Le cose che ho comprato da Bershka sono questa busta di H&M, ma fa niente. Allora, questo qui, che sono questi timbrini molto carini, c'erano, io l'ho trovati in colorazione azzurra e rosa. No, dovevo prendere l'azzurra, me ne sono pentita di avere la rosa, ovviamente scherzo, io avevo rosa. E poi c'è, i timbrini cambiavano a seconda del colore del, degli immergi timbrini, boh, del colore, non lo so, comunque della tinta, non lo so, comunque va bene. C'è quella con il ritorno, la corona, è molto carino, tipo strappe di Starbucks, senza lo stemma di Starbucks, ma sembra quello di Starbucks, gli occhiali del cinema, ed è bellissimo, faccio troppo questi timbri. Poi tre cover, allora queste due le ho già aperte, però in pratica sono molto carine. Una diciamo specchio e un'altra specchio oro, purtroppo quando sono andata io non c'era quella oro rosa, nell'altro negozio c'era quella oro rosa, però non l'ho presa perché appunto avevo già queste due, non volevo troppo diciamo metallizzate, non penso, no. Quindi ho preso questa qui con i pannini, perché diciamo quando ho preso quelle due non c'era neanche questa, il secondo Bershka di cui sono andata era più fortunato e quindi ho preso questa cover molto molto carina con tutti i pannini semplici, però avete notato questo pannino carino e ha un cerchino sul naso, è troppo carino, il kawaii, è bellissima, non vedo l'ora di poterla mettere. Nel negozio di giocattoli ho comprato una cosa bellissima, allora è la riproduzione di una Barbie del 1959, avete già capito qual è la Barbie, chi se ne intende di Barbie sicuro l'ha capito, ed è la Barbie. La Barbie, guardate l'altro che apertura strana, la scatola vi dico che non era come nel 1959, avete già visto? Che Barbie è? 1, 2, 3, avete indovinato? È la prima Barbie al mondo ed è questa qui che appunto la facevano con il costume, ovviamente non è la prima Barbie al mondo, è la riproduzione. E non so se questa riproduzione l'hanno fatta anche mora, ma io l'ho trovata solamente bionda e comunque l'avrei presa bionda perché comunque proprio, perché io sempre comunque appunto la Barbie classica bionda con gli occhiali.
ed è carinissima. Tra l'altro anche qui gli occhiali, e ci arriva in dotazione un piedistallo. Ditemi se volete una recensione, ma anche se questa recensione durerà pochissimo, perché ovviamente questa è una Barbie molto basic, non è che potevano fare il vestito da sposa per la prima Barbie al mondo. Avrebbero potuto, vabbè, non so. Ho comprato delle scarpe bellissime, troppo belle. Avete capito quali scarpe sono? Avete letto qualcosa da qui? Non lo so. Scrigno. Mi sono fatta malissimo. E sono appunto le... Oddio, non mi ricordo il nome. Le superstar olografiche. No, evanescenti. Come c'è scritto qui? Superstar iridescenti. Dobbiamo scrivere il T, però vabbè. E sono queste qui bellissime, io le amo, queste scarpe. Guardate dietro, è molto carina. Qui così. E sono mille cartelline queste scarpe. Ma è molto carina. Ovviamente c'è anche quell'altra, perché ovviamente non è che puoi mettertela solo da un piede. No, perché ci servivi tu per dircelo, guarda, non lo sapevamo. Non so, sono intelligentissime. E qui hanno la scritta Adidas, molto molto carine queste scarpe. Ragazzi, il video è finito, ditemi qui giù nei commenti, se vi piacciono le mie bellissime superstar, che io amo, sono bellissime. E la cosa più bella è assolutamente le superstar, perché le sono bellissime. E niente, se mi dite appunto le avete, se le volete, se mi piacciono e varie cose, se avete un altro colore tipo nere, rosa. Le nere sono le classiche, però io le ho cose iridescenti perché sono fissata con le cose iridescenti. Ma va bene. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate tanti like, iscrivetevi al canale, seguitemi sui miei social, che come sempre vi metto giù nel link box. Commentate e condividete!